Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: è partita assolutamente col botto la prima puntata di Tu sì che vales, e non sono mancate risate a non finire e momenti a dir poco scoppiettanti dove si sono sfidati anche gli stessi giudici, in particolare una staffetta dove il parterre si è diviso in squadre. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, nella prima puntata di Tu sì che vales, si sono sfidate in una staffetta che ha avuto una partenza assolutamente indimenticabile. E la regina delle reti Mediaset alla fine ha sbottato: Tu sì che vales, Maria e Sabrina grandi protagoniste. Tu sì che vales è tornato sui palinsesti Mediaset in data 17 settembre 2022. Come ben sappiamo è un programma dove personaggi di ogni sorta si esibiscono davanti al parterre dei conduttori e alla giuria, i quali poi decretano ovviamente se l'esibizione li ha convinti oppure no. Molti fanno sorridere, altri divertire al massimo grado, altri ancora stupire e persino commuovere fino alla lacrima. Non mancano poi ospiti ed esilaranti gag che vedono come indiscussi protagonisti i giurati che sono personaggi televisivi molto amati dal grande pubblico di ogni età, dunque giovanissimi inclusi. E a tenere banco in particolar modo nella puntata da poco andata in onda in prime time su Canale 5 sono state Maria De Filippi e Sabrina Ferilli a partire da una gara di corsa che le ha viste sfidarsi. Si sfidano alla corsa appunto il gioco in questione, per il quale è anche stata montata una sorta di pista all'interno dello studio, è una staffetta, dove sono stati invitati a partecipare i giudici suddivisi in due squadre, Sabrina Ferilli, Teo Mammucari, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, ove la partenza è toccata alle due donne, i cui partner maschili avrebbero raccolto il testimone dopo il primo giro. Ma al momento della partenza sembra che ci siano stati dei problemi, dato che Sabrina, che al pari di Maria, aveva sostituito i tacchi con comode scarpe da ginnastica, onde evitare di dover correre scalza, non indossava un abito adatto per correre e faceva fatica ad assumere la corretta posizione di partenza. L'altra, invece molto furbescamente, forse sapendo che cosa le sarebbe toccato di fare, ha optato per un meraviglioso completo pantalone dal taglio classico e dal colore rosa molto acceso che le stava d'incanto. Alza il CO, la De Filippi incalza l'amica. Ma hai mai visto uno coree con sta roba? Iartulle, a sottana, dice la Ferilli nel suo immancabile accento romanesco riferendosi all'abito inadatto per ciò che si stava apprestando a fare, nel più totale scetticismo. Alza il CO, dice a un certo punto la De Filippi appostata poco distante da lei alle sue spalle, fino a quando lo starter Gerry Scotti ha dato il segnale e la gara è così ufficialmente cominciata, sebbene non proprio nel pieno della legalità, dal momento che sono stati inquadrati durante la staffetta i due uomini, ovvero Teo e Rudy, spintonarsi quasi a volersi mettere in difficoltà. La gara ha visto poi trionfare la coppia Zerbi De Filippi. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.